Madame et Monsieur, questo pacco ce l'avevamo da minimo 6-7 mesi. Allora, è un pacco. A me piace un sacco l'acqua di cocco. Mi sa di acido, io. Che buona che è. Carne al sugo essiccata. Raga, che brutta idea. Però, volendo, c'è anche questa. Questa è più rosa, rossastra. Oh, Cristina, questa fa schifo. Ma perché? No! Ma questo è più stantia. Un sapore molesto, questa carne. Molto molesto. È forte, sì. Mi è scaduto da 10 giorni. Che cazzo è? Guardate, ragazzi, guardate. Ma io voglio capire chi ci ha mandato sto pacco. Oh, eccola la letterina. A proposito di pecora, anche noi, grazie a voi, abbiamo cominciato un paio di anni circa a fare dei tornei. Una partita al giorno. Il primo che arriva a 30 vittorie vince. Puttana miseria. Ci mettiamo circa 2 o 3 mesi di torneo. Ad essendo un gioco per ragazze, è più che naturale che sia in testa io. Brava, Ah, sei in testa? Grazie anche per avermi risposto quanti anni fa vi inviai un vostro ritratto veramente, ma veramente brutto. Ce l'abbiamo ancora, se è quello che penso io. Volevo anche farvi sapere che grazie a voi ho vissuto un momento spettacolare che convince me il cazza di sicurezza è mia madre. Eh sì, ho dovuto spiegare a una donna sulla cinquantina perché sulla mensola di casa mia, accanto a foto di amati amici e parenti, è presente un cazzetto di gomma giallo. Cioè, queste sono cose che uno ci deve fare un video a parte, Vi assicuro che è stato un grande momento. No, ma io... Perché non l'hai ripreso? Scusami. Sappiate solo che siete geniali e che vi adoro. Mi piacerebbe conoscervi di persona. Siamo stati al vostro live di Milano. È stata un'emozione grandissima vedervi dal vivo, anche se eravate lontani. Vabbè, era un po' grande Milano. Sotto certi aspetti è stato un po' come avere la conferma che siete veri. Io lo so, non ho molto senso, ma vabbè. Ma non sono riuscito a beccarvi neanche un secondo. E vabbè, prima o poi spero di riuscirci, la vita è lunga. Credo, poi magari. Ma se continuiamo a mangiare verze cose, credo che la vita si esaurisca molto più velocemente. Tu che dici? Questo è dall'India, però, occhio. Sono polpette indiane. Polpette di cosa? Tu che stavi aprendo? Io stavo aprendo il salmone. Scusami, mi distraggo facilmente quando mi mandano i messaggi così. Allora, sembra caramellato questo. Una cosa che non mi stomaca. È un po' salatino, eh? Non ha il sapore... Cioè, tu dai una roba essiccata. Ma questa è l'unica cosa che hanno preso in Svizzera, è buona. Oh, non me ne farei le scorpacciate. No, dai, però un pezzettino più me lo mangio. Buono, dai, un bel salmone. Vai. Risalirò col suo peso sul petto. Porca. Te l'aspettavi differente? Ma non buoni. Allora, perché sono buoni? Perché non hanno eccedenza di acidità. E di curry ce n'è poco, poco, non è stantio. E paprika soprattutto. Cioè, è ancora distinguibile l'alimento sotto il condimento. Perché di solito nella roba indiana... Quello è il wasabi, no. No, quello è il wasabi puro. Ma questa è la differenza. Sono le stesse. Allora, per questo si sente un sacco il wasabi, In questo non si sente più niente perché il wasabi ha preso possesso della mia bocca. Allora, questo secondo me possiamo definirlo come un criterio generale della buona cucina. Cioè, quando tu usi alcuni ingredienti, è importante che si sentano tutti. Altrimenti non li usare. Dico, ancora! Mangiatelo tu questo. Dai. No, che due coglioni. No, raga. Alpenfest. Una festa al... Delicatesse. Cavolo rosso, ragazzi. Cavolo rosso. Però sono stati molto bravi a impacchettare questa cosa, proprio per romperci i coglioni. Grazie, ragazzi. Beh no, ma sono tutti barattoli, se non li impacchetti così c'è il rischio che si aprano. Io non avrei mai questa pazienza. Madonna, non mi mangio la crema bianca al latte da tanto tempo. Più o meno da quando ho deciso che non voglio morire di infarto. Poi sono stati bravi, ragazzi. Siete... Crema bianca al latte con cocco in scazzo! Ci vuoi mettere un po' di rape? Vai, assaggio. Allora, ragazzi, posso dirvi una cosa di questo... della vostra bomboniera, è bellissima, ma è molto delicata. Cioè... assaggia la crema al cocco. Volevo aprire... È molto buona. Questa è tua. È molto buona. Questo è esattamente quello che piace a lui. Tu che stai guardando questo video, perché so che lo guarderai... No, te lo sei già mangiato. Vai. È buonissimo. Ho preso quello celeste. Io prenderò quello rosa. Colore del cielo, del mare, della peste. Sono buone come
Mm-hmm. A vista verde. No, Alpenfest, Alpenfest! Che è l'Alpenfest? Alpenfest! Alpenfest! Marmellata? Uva spina! L'hai mai assaggiata l'uva spina? Vai, assaggiamo! Dovete sapere una cosa sull'uva spina, me l'ha fatta conoscere mia nonna è abruzzese, mi ha detto, te, mangiate qui. Che cazzo è? Era l'uva spina, io non l'avevo mai assaggiata, non sapevo nemmeno esistesse. Ed è molto particolare, un po' acidella, ma molto dolce. Sei pronto? Sì. Vai prima tu che sei più bravo con l'uva spina. Buono. Acida per te, forse? No, mi piace tantissimo. È molto acida. È agre più che acida. È agre. Però cazzo. Allora, l'uva spina, io non ve la saprei raccontare perché non è uva. Cioè, sì, è uva, ma non è uva. È più una mora con meno rosso dentro. E se è uva, non è uva maturissima. Però è buona, cazzo. Ma questa qua sai in quella ricottina che dico io. Ce l'ho preso. Oggi è martedì. Lui ha... Apposta. Ha una ricetta spettacolare fatta di ricotta e marmellata. Noi ci vediamo al prossimo video, siamo andati lunghissimi. Io mi finisco a mangiare così l'insulina. Manetta. Ci vediamo al prossimo video. Frega un cazzo, ho fatto le analisi 3 giorni fa, ho gli zuccheri giusti, quindi posso rovinarmi adesso. Io invece muoio.